Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP 17, carriera manageriale nella fattispecie. Stiamo per affrontare altre due corse, scusate, altre 2 settimane di fuoco. In realtà sono tre, ma una è libera. Allora, proseguiamo nel prossimo weekend, che è appunto un weekend libero. Dovrebbe esserci nell'altro ancora una sessione di test. Eccolo qua, attività più test. Anzi, attività più test. Leggiamo l'email. Informarti che i fondi concessi al reparto ingegneri meccanici si sono esauriti e quindi la loro efficienza diminuirà. Va bene, va bene. In effetti non stiamo cercando di migliorare la frenata. Prossimo weekend ancora, perché questo era un weekend libero. Ok, palestra, campagna marketing, bonus obiettivo di gara più 100%. Ah, solo per gli obiettivi però. Reputazione. Controllo accelerazione. Scegli una delle moto che stai attualmente sviluppando. Batti il tempo obiettivo e otterrai un bonus. Ok, bonus 2 settimane. Di gran. Cioè, lo facciamo immediatamente, ragazzi. Sempre ad Assen. È una sessione di test ad Assen dove ci eravamo lasciati. Dobbiamo battere il tempo obiettivo. Abbiamo un motore nuovo da portare in pista. Non avevamo mai fatto test, se non mi ricordo male. Un buongiorno, buongiorno e benvenuti all'ottavo appuntamento della stagione. Ok, messa a punto. Io ragazzi avevo messo cambi di direzione. Ok. E poi percorrenza curve, traiettoria larga. Ok, un attimo, i freni. Mica possiamo restare qui i freni. Ah, il disco 1 già l'aveva messo. Va bene ragazzi, partiamo. In che cosa consiste questa sessione di test? Dobbiamo battere 1.47.6, niente di più facile. Abbiamo 15 minuti per farlo. Giro non valido perché abbiamo tagliato, suppongo, vero? Mettiamo un po' di controllo trazione, visto che abbiamo un motore un po' più sportiveggiante. Mazza che è staccata. Dai, accelera subito. La ripresa sembra migliore rispetto al motore precedente. Va detto. Dai così. Forse avrei dovuto mettere il controllo trazione anche in gara senza incapponirmi sul fatto di non usare aiuti. Che la gara scorsa l'abbiamo persa in quella curva che abbiamo appena effettuato. Ce la facciamo al primo colpo, ragazzi. Un gran motore, un gran motore. Manca una sola settimana. E poi il motore sarà già sviluppato. Quindi si suppone già per il Sachsenring allora. Grandi, grandi ragazzi, bravi, bravi, ci gusta, ci gusta. Quindi a Brno avremo il motorone, ragazzi, grande. Bene così. Praticamente la nostra potenza motrice sarà al 90%, quasi 88%. Abbiamo attivato i lavori richiesti sulla Mahindra il prossimo weekend. Infatti, vedete che dobbiamo. Possiamo già assegnare qualche lavoretto extra o ci teniamo i soldi da parte? Teniamoci i soldi da parte.
Allora, prossimo weekend è al Sachsenring. Come al solito, ragazzi, vi risparmio prove libere e qualifiche. Ci vediamo direttamente in gara. Rieccoci in diretta, ragazzi, dal Sachsenring. Stiamo per affrontare la gara. Partiremo dalla sesta posizione. Purtroppo questo è un circuito dove non serve molto la velocità di punta perché la nostra moto ne ha guadagnata e come, ma più l'agilità e purtroppo la nostra moto non è ancora dotatissima di tanta potenza nella e sportiveggianza nei cambi di direzione. Passiamo avanti questo, Buongiorno che dal se no ce lo circuito del bannano. Sachsenring e benvenuti alla tradizionale diretta del Gran Premio di Germania. I preparativi per la partenza sono terminati e la Moto3 sta per scendere in pista. Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale. Come potete vedere, quindi temperature non altissime per la verità. Allora, lasciamo così tutto quanto, andiamo direttamente in pista. Questa è la classifica, ragazzi. Siamo avanti. Ah, vediamo, non ho neanche visto dove è finito Silva, ovviamente è penultimo La gara secondo sta me, per neanche l'ha cominciare e i dato, piloti sanno che perfetto. tutta la fatica fatta fino ad oggi non conterà nulla se non taglieranno il traguardo nelle posizioni che contano. Va bene, cerchiamo di guadagnare subito la prima posizione. Vedete che adesso lo svantaggio rispetto alla Honda è praticamente... Cacchio, che volo! Dicevo, è praticamente nullo in accelerazione. Scusi, cane. Ci stiamo un po' invischiando nel traffico. Non va bene, dobbiamo guadagnare subito la posizione. Pure che è passato in prima posizione, se non erro. Chi sei? Martin? Martin ha rotto le balle, eh? Questo fatto che mi spingi. Scusate. Aio. Mannaggia. Questa curva in qualifica la facevo anche bene, senza rallentare, ma mi sono trovato sto pirla qui davanti. Perfetto, dai, dai. Guardate che adesso va pari rispetto alle Honda la nostra moto, grande. E poi arrivano Martin e Coso qua che mi smentiscono subito, poi andiamo a tamponare anche Fenati. Andiamo a riprendere Bulega e l'altro tipo che non so chi sia, Mir, ok. In scia di Fenati, nel tubo aerodinamico, 8 giri qui. Tensione, un po' lungo. Stiamo perdendo molte posizioni adesso. Però Fenati si è riavvicinato sui primi due. Mettiamo un po' più di controllo trazione. Occhio. Larghissimo. Proviamo a fare queste curve come le sappiamo fare. Senza timore, scusi Fenny, mi fa passare, vai a cagare, dai. Io queste curve le facevo in quinta senza avere nessun rompiballe davanti.
qui entrano fortissimo gli altri, ma noi siamo più forti in accelerazione. Ok, siamo in scia di Mir, dai, su su. 4 decimi dal secondo in classifica. Teniamo la traiettoria. Grande cambio di direzione all'interno su Mir. Non c'è spazio. Mamma mia, siamo andati lentissimi in questo tratto. E però vedete, dai Mir, dovevi aspettarti che noi eravamo lì però, eh. Vedete che la posteriore si sta consumando, mi sto un po' preoccupando. Vabbè, Mir e Bulega entrano fortissimo qui, salvo poi rallentare molto in uscita. Noi siamo addirittura usciti sul cordolo. In scia di Bulega, dai. Dentro su Bulega, è un po' impiccato questo sorpasso, ma ci siamo, è maturo. Dai, dai. Siamo proprio dietro. E qui l'abbiamo fatta come sappiamo fare. Grande così, mamma mia. Dai che guadagniamo. Dai che guadagniamo, ci guadagniamo, no, come non detto, è un decimo e tre, Bulega. E riesce anche a stare davanti. Un po' lungo qui in uscita il pilota italiano del Team Sky. Allora, guardate, la Mahindra va più forte della KTM oramai, in allungo però non tanto. Manca un po' di velocità di punta. Dentro con un leggero colpo di freno posteriore ce la caviamo. Bulega si rinsinua, rischia tanto lì il pilota italiano del Team Sky VR46. Ricordiamoci che Bulega è secondo nel mondiale. Eh sì, adesso stiamo volando, dai, dai. In quel settore ci guadagniamo 3 decimi, dai, su, 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 su. Bulega passa insieme a Mir, Mir si stende. Brutta caduta, non ho capito che cosa sia successo, forse ha preso un fossetto, forse l'abbiamo preso noi, non lo so. Mi viene un dubbio adesso. Vabbè, tanto è spagnolo, chi se ne frega. So solo che è volato, letteralmente. Mancano 3 giri alla conclusione.
Bulega recupera nel primo settore. Non molla, non molla. Non molla un centimetro l'italiano. Buon largo. Anche qui un pochetto troppo largo. E ora ci toglie gli adesivi Bulega, garantito. Bulega è Migno, tra l'altro. Ci reinfiliamo. Scusate, ma non ho intenzione di perdere all'ultimo giro questa gara. Proviamo a rimettere un po' di divario. Le KTM hanno ancora qualcosina in più in accelerazione. La nostra gomma sta andando a schifio. Bulega si... scusate, Migno si odora le ascelle. Ops, spallata. Ce la giochiamo ragazzi. Posteriore inizia a scivolare tanto. Con tutto il controllo di trazione che abbiamo. Adesso anche un'imbarcata in questo curvone. Oh cacchiarola, errore mio qui. Siamo andati sul cordolo. Proviamo a rifare direttamente il curvone magari. È andato decisamente meglio di prima. Attenzione Migno e Bulega. Ci sono dei contatti. Bulega ritorna in testa. Non dobbiamo perdere la posizione prima della waterfall o dopo la waterfall, perché sennò Bulega passa avanti. Come derapa. No, 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 qua abbiamo fatto una traiettoria non brutta di più. Migno prova a infilarsi anche lui. È la seconda gara di fila che stiamo avendo problemi di gomme con la Moto 3. Mannaggia, mannaggia, adesso siamo veramente in crisi. Ora non accelera più la moto. Con l'aumento della potenza del motore dobbiamo avere un po' più di controllo. Eh no, è andato via anche il podio ragazzi. Colpo di scena nel finale. Colpo di scena nel finale. Abbiamo perso 3 posizioni in un giro, cazzarola. Abbiamo fatto leggermente schifo. Va bene, comunque abbiamo ancora 43 punti su Bulega. Bene così, ritorniamo mestamente nel nostro box. Ci applaudono, ma sappiamo che è andata male. Soprattutto per il campionato.
va bene ragazzi. Allora, la prossima gara è a Brno. Noi ci lasciamo qui per il momento. Probabilmente la prossima gara vi farò l'intro e poi la gara sarà in versione replay. E vedete che neanche Rodrigo, no, Gustavo Silva ha azzeccato l'obiettivo, anche se è arrivato 21esimo, cioè l'obiettivo era 20esimo. Va bene così, dai. È aumentato un po' di livello. Abbiamo le introiti sono un po' inferiori. Va bene, ragazzi, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione, ciao a tutti.